L'Italia in isolamento per lottare contro il Covid-19. Dagli ospedali trapelano notizie contraddittorie sulla disponibilità di attrezzature. Il bollettino medico dice che in tutto il paese si registrano più di 100 nuove guarigioni, mentre con 97 decessi in più i morti totali sono oltre 460, quasi tutti con patologie pregresse. Sono aumentate dell'83% le persone in terapia intensiva. Quasi 8.000 persone hanno contratto il coronavirus. Abbiamo visto tutti episodi, fotografie anche. Io resto a casa. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, a meno che non siano motivati da tre specifiche circostanze: comprovate ragioni di lavoro, da casi di necessità o anche per motivi di salute. Sono vietati tutti gli assembramenti, oltre alle scuole sono chiusi anche i teatri e i cinema, si può solo andare nei supermercati a fare la spesa. Chi ha più di 37,5 di febbre deve starsene a casa. La Lombardia resta la più colpita con oltre 330 decessi, ma la progressione sembra in calo. La regione è riuscita ad aumentare il numero dei posti in terapia intensiva e molti sperano che seguendo le consegne le cose si sistemino. Le preghiere private del Papa assicurano la salute spirituale del paese minacciato dal morbo. La diffusione in streaming delle orazioni serve a non scomodare oltremodo la Divina Provvidenza.